Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del pesce Corydoras, comunemente chiamato pesce gatto corazzato o punctatus. Appartiene alla famiglia Callictidae e proviene da zone fluviali del Sud America, come Argentina, Brasile e Colombia. Il Corydoras è un pesce di fondo di piccole dimensioni, da un corpo tozzo, compresso ai fianchi, con una pinna caudale biforcuta. Presenta dei barbigli con papille gustative nella zona della bocca, posta ovviamente nella parte inferiore, e li usa per rastrellare il terreno in cerca di cibo. Anche se non andrà a danneggiare i vostri allestimenti, solo dopo poche ore che avete inserito i Corydoras nel vostro acquario noterete appunto l'effetto che provoca sui fondi sabbiosi. Si noteranno dei minuscoli buchini o tracce lasciate da lui appunto per la sua ricerca di cibo. Questo piccolo pesce gatto ha un'unica arma di difesa, caratterizzata da una corazza ossea sotto forma di scaglie molto grandi che lo ricoprono per intero. Ha inoltre pinne dorsali e pettorali dotate di aculei. Al contrario di quello che si può pensare di un pesce di fondo o comunque cosiddetto pulitore, il Corydoras è un pesce diurno, quindi rastrellerà e mangerà e avrà la sua maggior parte delle ore di attività durante le ore diurne. Molti di voi che conoscono già questo pesce o che si sono già informati saranno al corrente della sua particolarità, che è quella di proiettarsi dal basso verso l'alto facendo delle puntate in superficie e poi ritornando verso il basso. Questo suo atteggiamento, che non denota alcun stato di malessere, è determinato dal fatto che riesce ad assorbire dal suo intestino, che si è evoluto con gli anni, l'ossigeno presente in superficie. Quindi andrà in superficie, prenderà aria con la bocca, entrerà nell'intestino e da qui assorbirà più ossigeno. I Corydoras, pur essendo pesci di fondo, sono pesci da branco, quindi si consiglia di averne un gruppetto di almeno 5 esemplari. Sono molto compatibili con altre specie, poiché non sono territoriali o aggressivi e soprattutto perché non risultano appetitosi per i predatori. Per quanto riguarda lo spazio vitale, vi consigliamo di tenere appunto il rapporto di 1 per 10 litri. Non c'è molto dimorfismo fra maschi e femmine, se non che quest'ultime sono un po' più tozze e presentano una pinna dorsale più smussata rispetto a quella del maschio, che sarà più alta e più appuntita. È un pesce oviparo, quindi la fecondazione avverrà in modo esterno. La femmina della coppia, che si formerà in maniera del tutto casuale, deporrà le uova e il maschio le feconderà. Dopo all'incirca una settimana di incubazione, i piccoli avannotti verranno alla luce. Non ci sono molte cure parentali da parte appunto dei genitori, quindi vi consigliamo appunto, se volete riprodurre i Corydoras, di aumentare la temperatura fino a 26 gradi e di separare immediatamente le uova dai genitori. Esistono ben 145 specie diverse di Corydoras, ma le varietà più comuni e usate dagli acquaristi sono il Juli, la Crensis, la Cutus, la Dolfoi, la Eneus, il Corydoras albino, l'Arquatus, il Melanotenia ed infine il Corydoras panda. Anche se è chiamato pesce pulitore, sappiamo che i pesci di fondo non puliscono l'acquario e soprattutto non mangiano gli escrementi. Infatti il Corydoras è un animale onnivoro, gradisce insetti, ma anche granuli animali, di origine animale, ma soprattutto compresse dal fondo, sempre di origine animale. Il suo stile di mangiata è molto particolare, perché noterete una sorta di filtrazione della sabbia. La introdurrà dalla parte della bocca e scinderà appunto il cibo che trova nella sabbia, ributtando all'esterno i materiali di scarto passando per le branchie. Le dimensioni massime di un Corydoras sono dai 3 ai 10 cm. Il suo livello di nuotata ovviamente è basso sul fondo. Il range della sua temperatura ideale
va da 23 a 26 gradi. Il range del pH da 6,3 a 7,5. Il range invece del GH da 5 a 10. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cure dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Ti consiglio di commentare qua sotto se hai ulteriori dubbi, di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per ulteriori news su video, schede tecniche di pesci e allestimento acquario.